Sono Maurizio Gentilini, segretario dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. In questa veste, in occasione della ricorrenza di un anniversario del 25 aprile così particolare come quello di quest'anno 2020, con l'Italia e il mondo impegnati a fronteggiare una grande emergenza sanitaria, partecipo volentieri a questa iniziativa, condividendo una riflessione sul senso della Festa della Liberazione. La festa del 25 aprile nasce con la legge numero 260 del 27 maggio del 49, presentata dal governo De Gasperi, che stabilisce il giorno festivo ricordato come anniversario della liberazione. Inizio perciò con una battuta sul senso della parola festa. Fin dall'antichità le feste avevano il senso della liberazione e le feste civili hanno il senso della memoria e della moralità, per ricordare quanto gli altri nel corso della storia hanno fatto per noi. E poi tutte le feste hanno un carattere inclusivo, unitivo. Veniamo ora al 25 aprile nella storia d'Italia, fissando alcuni punti fermi. Ogni paese ha i suoi fatti costitutivi. Il 25 aprile 1945 ricorda la liberazione dell'Italia dalla dittatura e la sconfitta delle forze nazifasciste da parte degli alleati e delle forze che presero parte alla resistenza. Il 25 aprile deve anche essere considerata la radice fondativa dell'Italia repubblicana e democratica, anche se la scelta repubblicana sarebbe venuta dopo, col referendum del 1946. È quindi una radice popolare di uguaglianza e di riscatto civile, che ha origine nella lotta di liberazione. Perché? Perché la resistenza fu un'esperienza collettiva, fatta da tante persone di origine diversa, di storia diversa, di formazione politica diversa e a volte di formazione assente. Erano persone che rispondevano soltanto ad un imperativo etico. Gli obiettivi comuni erano due: liberare l'Italia dall'occupante tedesco e dal regime fascista, e poi creare un paese libero e democratico dopo 20 anni di dittatura. Dall'impegno di quei tanti, di quel mosaico di esperienze e provenienze, è maturata la consapevolezza che dopo la guerra ha portato a scrivere la Costituzione della Repubblica Italiana. La Resistenza riunì nella medesima lotta persone, esperienze e classi sociali diverse. Cosa unì e chi unì? Il Nord e il Sud d'Italia. Unì uomini e donne. Unì militanti di varie idee politiche e di varie forze, accomunati dal desiderio di libertà e dalla lotta ai totalitarismi. E poi unì ufficiali e soldati delle forze armate italiane che dopo l'armistizio dell'8 settembre 43 scelsero di non arrendersi. E poi unì i tanti, i moltissimi che parteciparono alla cosiddetta resistenza senza fucile, dando però un supporto indispensabile e spesso sconosciuto. Un altro elemento: la resistenza fu un fenomeno europeo e quindi anche alla base dell'idea di Europa unita, dopo la tragica stagione del trionfo dei nazionalismi. Pensiamo a tutti gli esiliati politici rifugiati in vari paesi d'Europa a partire dagli anni 30, che prepararono la rinascita morale e democratica del paese. Anche questa, chiamiamola geografia degli esili, ha fatto nascere l'idea di Europa. E poi pensiamo ai molti intellettuali e politici antifascisti che nel dopoguerra contribuirono alla creazione delle prime istituzioni europee. Poi pensiamo a un altro elemento importantissimo, la lotta non armata, la resistenza morale, i cosiddetti resistenti senza fucile. Pensiamo ad esempio al fenomeno degli scioperi operai nelle grandi fabbriche del Nord per ostacolare la produzione bellica. Pensiamo alla cosiddetta via dei conventi e delle canoniche, con i tanti preti, religiosi e laici impegnati a nascondere e ad aiutare partigiani, ebrei perseguitati, rifugiati e soldati alleati. E poi pensiamo a tutti coloro che dopo la guerra non chiesero il riconoscimento formale di partigiano, ma senza l'aiuto di questi i partigiani combattenti non avrebbero potuto certamente svolgere la loro battaglia. Chiudo questa riflessione quindi con la tesi di Norberto Bobbio sul valore della resistenza. Ricordo
ovvero che la resistenza è stata anche un momento imperfetto, che può e deve cercare la sua compiutezza nella democrazia e attraverso la Costituzione. Dunque, del 25 aprile è il valore politico e sociale quello che conta. Ha prodotto una Costituzione che ha trovato il proprio minimo comune denominatore nell'antifascismo. Ha saputo contemperare le esigenze di libertà e di giustizia di ogni uomo. E poi ha ribadito la centralità del lavoro. Citando un grande resistente, Sandro Pertini, non ci può essere vera libertà senza giustizia sociale e viceversa. Un altro tema importante è come raccontare il 25 aprile. Anche qui parto da un punto fermo. Il 25 aprile 45 è una data che ci assegna una identità nazionale, segna il recupero di una coscienza civile che la società italiana aveva smarrito. Perciò il 25 aprile deve essere prima di tutto una festa, e la festa di tutti gli italiani. Dobbiamo essere contrari ad ogni rivendicazione proprietaria del 25 aprile, da parte di qualsiasi parte politica. E poi dobbiamo evitare l'errore di parlare del 25 aprile e della Resistenza senza dire la verità. Ad esempio, che ci fu in Italia una guerra civile tra chi aderì alla Repubblica di Salò e chi scelse la lotta per la democrazia. Oppure dobbiamo evitare l'errore di non dire che dopo la liberazione si verificarono vendette terribili tra le diverse fazioni politiche, o per odio verso la religione, o per odio verso le singole persone. E questo senza revisionismi falsificanti o letture parziali. Poi dobbiamo sforzarci di riscoprire altri fatti e altri attori della Resistenza. Pensiamo agli internati militari italiani e al loro sacrificio, pensiamo ai carabinieri, ai ferrovieri, agli operai, ai sacerdoti, a esperienze come la Brigata Ebraica e poi a tanti e tanti eroi feriali. Però facciamolo con l'intento di cercare la verità e non di mistificarla, o di estrarre i fatti dai contesti, o peggio, per infocolare tante polemiche divisive fatte ex post tra le varie componenti del movimento resistenziale. Dobbiamo mettere la verità al riparo della ragione, piuttosto che al servizio dell'odio, dell'ideologia o dell'indifferenza, che sono tutte componenti volatili e tossiche della storia. Un'ultima battuta sulla memoria, sul dovere della memoria e sull'oblio. Nel 2015, in occasione del 70° anniversario del 25 aprile, il Presidente della Repubblica Mattarella affermò: «La resistenza, anche prima che un fatto politico, fu soprattutto rivolta morale. Questo sentimento, tramandato da padre in figlio, costituisce un patrimonio immateriale che deve permanere nella memoria collettiva del paese». Da qui un interrogativo che dobbiamo sempre tenere presente: come comunicare la resistenza? La narrazione della resistenza deve essere fatta con meno ideologia possibile, con meno retorica possibile, con meno memorialistica possibile, cercando di rappresentare il fenomeno della resistenza nella sua complessità, come un mosaico di contributi e di culture. Non deve perciò essere una lettura libresca, troppo concettuale o erudita, ma nemmeno semplificatoria. Deve sforzarsi di fare sintesi, di stimolare il confronto critico, di educare alla partecipazione democratica e alla cittadinanza attiva. E poi deve usare linguaggi nuovi per raggiungere le nuove generazioni e per permettere di porre alla storia sempre nuove domande. E tutto questo affinché la memoria del 25 aprile non resti solo memoria. Grazie e buon 25 aprile a tutti.